la senti questa voce. Chi canta il cuore, la maglia e l'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa, puntata numero 67. Buon venerdì 28 gennaio e un saluto come sempre da Nicola Lucarelli. E allora, Bari domenica nuovamente in campo allo stadio Marcello Torre di Pagani. C'è la sfida tra Paganese e Bari, fischio d'inizio alle ore 14:30. Puntata odierna dedicata ovviamente a questo match, ma ci soffermeremo e tanto anche sulle ultimissime novità di calcio mercato, ma non solo, ci collegheremo anche con Pagani per le ultimissime sui nostri prossimi avversari. Bene, prima di partire vi ricordo i contatti per interagire con noi, il solito numero per i vostri messaggi o note vocali, il 393 949 7483, ripeto 393 949 7483, altrimenti scriveteci sulla nostra chat di Spreaker. Sondaggio odierno che riguarda ovviamente come ogni puntata pre-gara il prossimo match del Bari. Quello che vi chiediamo è il pronostico su Paganese Bari, quindi come finirà questa partita. Bene, entriamo subito nel vivo, leggiamo l'ultimo report dagli allenamenti del Bari. Ieri pomeriggio allenamento sul terreno dell'antistadio, prima parte dedicata alla mobilità articolare, poi esercitazioni sul possesso palla e chiusura dedicata a una sfida a ranghi misti. In gruppo, sono queste le buone notizie, Mirko Antenucci e Davide Di Gennaro che hanno recuperato dai rispettivi problemi non specificati, mentre hanno svolto lavoro a parte Bianco, Paponi e Scavone. Queste sono notizie non certo confortanti. Aggregati alla prima squadra i giovani Caldarulo, D'Addario, Lambiase e Stragapede. Queste le novità dagli allenamenti. Ci sono notizie positive ma anche notizie non entusiasmanti. Ieri qualcuno mi chiedeva di Mignani. Mignani non parla oggi in conferenza stampa ma parlerà domani, sabato 29 gennaio alle ore 10. Quindi domani mattina conferenza stampa del tecnico biancorosso. Bene, veniamo alla formazione. Tornano dalla squalifica Maita e Scavone, non ci saranno gli squalificati Derrico e Pucino, restano invece 6 i diffidati tra i biancorossi, vale a dire Frattali, Celiento, Di Cesare, Terranova, Ricci e Bianco. Non ci sarà ovviamente Botta infortunato, come abbiamo letto c'è qualche calciatore non al top. Proviamo ad ipotizzare una formazione, forse mai come quest'oggi abbiamo parecchi dubbi, parecchie difficoltà nel individuare soprattutto alcuni ruoli, tra un po' capirete il perché. Allora, per quanto riguarda il modulo, sempre il 4-3-1-2, in porta Frattali. In difesa scontata la presenza di Belli al posto dello squalificato Pucino, in linea difensiva, che coppia centrale meglio, che non dovrebbe subire grandi modifiche, quindi Terranova e Celiento, nonostante Terranova sia diffidato. Sulla sinistra mi aspetto Ricci e non Mazzotta, per un semplice motivo: in settimana, da quello che si è letto, Ricci si è allenato molto bene, addirittura ha segnato 3 gol in una partitella, quindi sembra essere in buona forma, quindi mi aspetto Ricci e non Mazzotta. Centrocampo c'è qualche dubbio, ovviamente sarà riproposto Maita in cabina di regia, finalmente direi. L'altra mezzala dovrebbe essere Mallamo, mentre ci sono i dubbi per quanto riguarda l'altra mezzala. Come abbiamo letto, Scavone non è al top, si è allenato a parte anche ieri, stesso discorso per Bianco. Di Gennaro insomma viene da una partita disastrosa, quindi comunque non è una mezzala, quindi grossissimo punto interrogativo per quanto riguarda l'altro ruolo. Io ipotizzo Scavone, speriamo che riesca a recuperare in tempo, e quindi centrocampo Maita, Mallamo e Scavone. Sulla tre quarti anche qui grosso dubbio, in attesa che Polito preferisca un sostituto di Botta, chi al posto di Botta? Potrebbe giocare Citro, potrebbe giocare
Marras, io indico quest'ultimo, anche se le ultime voci di Radio Mercato lo danno in partenza, ma ce ne occuperemo più tardi, quindi Marras al posto di Botta. In attacco, visto anche i problemini di Paponi e la buona forma di Khedira, mi aspetto Khedira, Antenucci in avanti. Quindi, ricapitolando, Frattali, Belli, Terranuova, Celiento, Ricci, Maita, Malla, Moscavone, Marras, Khedira e Antenucci. E questa è la formazione che mi aspetto per quanto riguarda la partita di domenica contro la Paganese. Andiamo avanti, intanto c'è un messaggio di Angelo che ci scrive da Perugia, che dice: una nota di colore che ogni tanto aiuta a sorridere. Giorni fa il DS Polito rispondeva alle intromissioni della squadra irpina sulla cessione di Semeri con una frase come se io chiedessi D'Angelo all'Avellino. A posteriori possiamo dire che sapesse molto bene che D'Angelo stava andando via. Abbiamo un DS arguto. Vabbè, sicuramente il Polito conosce le dinamiche e secondo me, anche secondo quello che disse Giancarlo De Peppo la settimana scorsa, magari il Bari ha anche provato a ingaggiare D'Angelo. Sono veramente sensazioni queste qui, però sicuramente Polito conosce molto bene la situazione anche in casa d'altri, ecco, perché un bravo DS deve sapere anche quello che accade nelle altre società, quindi essere pronto a cogliere eventuali opportunità. Andiamo avanti, allora, qualche news. Ieri l'ufficialità di Lollo al Legnago, per lui cessione a titolo temporaneo, quindi in prestito sino al termine della stagione, poi Lollo farà ritorno alla base. Tanti auguri a Lorenzo Lollo per questa nuova avventura, speriamo che possa andare meglio rispetto a quello che è accaduto a Bari. Poi altra notizia di ieri sera, pare che il Crotone sia su Marras, si parla di accelerata nelle ultime ore col giocatore pronto a sbarcare in Calabria. Vedremo un pochino se sarà così. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. Tra un po' andiamo ad approfondire le varie notizie. Poi la notizia che sta facendo molto discutere è il ritorno possibile, probabile, definiamolo un po' come vogliamo, di Galano. In quel di Pescara si continua a parlare di Galano destinato al Bari, si parla di un Bari interessato, addirittura si parla di un Bari, di un Polito che avrebbe proposto in cambio uno tra Di Gennaro e Citro per arrivare a Galano. Staremo a vedere. Queste sono le ultimissime. Passiamo, ma ripeto, torneremo ad occuparci di calciomercato tra qualche minuto. Rassegna stampa, Corriere dello Sport, l'articolo dedicato ovviamente alla conferenza stampa tenuta ieri da Antenucci, che abbiamo anche in parte ascoltato. Titolo: Antenucci 200 e oltre, adesso la B. Segnare non è mai stata un'ossessione, spero che le mie reti possano regalare al Bari la promozione in questa stagione. Domenica col Catania è arrivato a quota 201 gol in carriera, c'è l'elenco un pochino di tutti i vari le varie squadre con gol realizzati. Per quanto riguarda il calciomercato c'è un trafiletto e si parla, il titolo è: Deli attende novità e intanto si allena con la Cremonese e Polito studia il piano per arrivare a Ragusa e Maiello. Ma torneremo tra pochissimo su questi argomenti, perché siamo già pronti col primo collegamento. È già con noi in linea il database biancorosso, l'avvocato giornalista Giancarlo De Peppo. Ciao Giancarlo, ben ritrovato. Ben ritrovato a te, buon pomeriggio e un saluto particolare come sempre ai tifosi del Bari. Allora Giancarlo, prima di parlare di calcio mercato parliamo di calcio giocato. Bari che ha pareggiato contro il Catania, ti chiedo: più gli errori o le cose buone in questa partita? Beh, quando una partita si pareggia si hanno rimpianti perché non si è riuscito a vincere, però si hanno anche dei sospiri di sollievo perché si è evitato di perdere. Diciamo 50 e 50, soprattutto perché il Catania era andato avanti di due reti, quindi il Bari sembrava dover superare uno scoglio insormontabile. Bari che ha perso Botta, out almeno per un mese, secondo te è un'assenza che potrebbe rivelarsi decisiva oppure no? Dipende da quanto gli altri sapranno dare quel 5% in più a testa. Ecco,
sì, a testa, è un po' come quando succede che un giocatore, un compagno di squadra viene espulso, gli altri compagni devono cercare di dare un tantino in più, e secondo me può essere sopperita questa assenza, quantunque normalmente un mese di stop comporta l'assenza in 4 partite, mentre in questo strano mese di febbraio le partite invece saranno 8. Mamma mia. In attesa che eventualmente Polito trovi un sostituto, tu chi faresti giocare al posto di Botta? Cambieresti modulo oppure lasceresti tutto invariato e inseriresti qualche calciatore al suo posto? No, io non sono un tecnico, però da profano con oltre 50 anni di partita negli occhi, metterei Derrico al posto di Botta. Ovviamente parliamo considerato che Derrico è squalificato, quindi dalla prossima partita, sì, partita. Anche io sono d'accordo con te, l'ho detto anche in settimana, che per me Derrico è l'unico forse in rosa che potrebbe giocare in quella posizione. Parliamo anche di calcio, perché ha la grande tecnica Derrico, abbina anche con il punto di corsa, di rientro in copertura, un po' come fa Botta. E può fare anche un calciatore in grado di fare l'ultimo passaggio, l'ha dimostrato anche in questo campionato. Parliamo di calciomercato. Polito è riuscito a piazzare Lollo, ha liberato Bolzoni. Credi ci siano altri calciatori con la valigia in mano? Ma probabilmente Marras, le notizie che arrivano da Milano parlano di una trattativa ormai avviatissima con il Crotone. E mi dispiace molto perché Marras lo reputo un ottimo giocatore, però col modulo che usa Mignani, essendo un esterno d'attacco e non un trequartista puro, trova molte difficoltà nell'asset del Bari, quindi ti ripeto, mi dispiace, però tra l'altro andava incontro, perché ormai penso che va via, andava incontro a tante volte a brutte figure, perché quello del trequartista, dell'uomo a ridosso delle punte, non è il suo ruolo, e anche col Catania si è visto che era in palese difficoltà. Secondo te l'avventura di Gennaro in biancorosso è terminata oppure no, dopo la disastrosa partita contro il Catania? Ma questo non te lo so dire, anche perché gli affari del calciomercato, come i matrimoni, si fanno in due. Non so se qualcuno può essere ancora interessato a Di Gennaro. Di Gennaro ha soli altri 6 mesi di contratto col Bari. È una situazione in bilico, secondo me, quella di Di Gennaro. Per quanto torneremo su Di Gennaro tra un po'. Per quanto concerne il mercato di entrata, i nomi più caldi sono quelli di Deli, Ragusa e Maiello. Secondo te sarebbero calciatori utili alla causa, e quale credi sia la pista più calda? Ma la pista più calda è Maiello, perché pare che siano vicinissimi alla conclusione col Frosinone, mentre già col giocatore c'era un'intesa di massima già da ieri avantieri. Maiello è un ottimo giocatore, come ha detto Pucino in un'intervista, è un ottimo giocatore per la B, figuriamoci per la terza serie, e può fare sia il play sia la mezzala. Non è un colosso, ma è un giocatore molto, molto forte fisicamente e anche di gamba, oltre che di indubbie qualità tecniche. Intanto notizia dell'ultima ora, diciamo che Giancarlo l'aveva anticipato pochissimi istanti fa, pare che sia fatta per Marras al Crotone. L'operazione sarebbe chiusa, la formula è quella che vi abbiamo detto prima, prestito con obbligo di riscatto. A minuti o forse a ore arriverà l'ufficialità, quindi Marras passa al Crotone. A questo punto credo che Polito abbia un asso nella manica, non so se può essere Ragusa, anche se Ragusa è un tipo di giocatore un po' diverso. A me non convince molto sul discorso di Ragusa, sinceramente. Ragusa è un esterno, una seconda punta, non è che giochi da parecchio tempo con continuità. Tra l'altro, mentre la pista Deli credo che non
che non sia percorribile perché è più avanti il Pordenone a prendere l'ex giocatore del Foggia. Invece ti do una chicca su Marras al Como. Perché non è andato Marras al Como? Perché secondo me, a pensare male, male tra virgolette, si sa peccato, si dice, ma più delle volte si azzecca. Il Como aveva due obiettivi, o Marras o Ciciretti. A quel punto il nostro DS Polito molto saggiamente ha preferito evitare di far andare Marras, perché altrimenti Ciciretti sarebbe andato probabilmente all'Avellino. Invece poi Ciciretti si è sistemato in riva all'Ario. Addirittura tutta questa, tu dici, questa retrotrattativa per non potenziare eventualmente la Avellino. Sì, perché Ciciretti è un giocatore che ha avuto un paio di annate storte, ma ha delle qualità tecniche veramente, veramente strabilianti. Se va in forma sono dolori per tutti gli avversari. Giancarlo, nelle ultime ore si sta parlando anche di un'altra pseudo trattativa, chiamiamola così, perché insomma è così che va definita. Si parla ancora una volta di Galano e addirittura, non so se hai letto, si parla, notizie che vengono riportate dai siti di Pescara, si parla di un'offerta di scambio fatta da Polito che riguarderebbe appunto Di Gennaro, come dicevamo prima, o Citro per arrivare a Galano. Ti chiedo, uno, se credi che questa cosa possa essere vera, e due, qualora fosse vera, se sarebbe un'operazione opportuna oppure no. Ma ti rispondo subito, Galano per me è un ottimo giocatore, tra l'altro è un ragazzo che è foggiano di nascita, ma parente di adozione, è cresciuto nel nostro vivaio, ma credo che abbia gli stessi problemi dal punto di vista tattico di Marras. Se tu dai via Marras e poi non prendi un Galano che no. Il trequartista non lo fa neanche se si ammazza, è un esterno di attacco, quindi non lo so se poi hanno dei programmi diversi, non lo so. Ti pare che poi uno come Polito o anche un Mignani, non so, ci arriviamo noi che siamo giornalisti o i tifosi, ti pare che loro non abbiano pensato sta cosa? Però, secondo me sono solo delle notizie messe sparate un po' a caso, poi vedremo magari. Durante il mercato escono notizie di tutto e al di fuori di tutto. Assolutamente sì. Ultima domanda di mercato: ti aspetti uno sprint finale da parte di Polito, tipo quello della sessione di calciomercato estiva, oppure no? Comunque, mi ricordiamo tante operazioni concluse nelle ultime ore di calciomercato. Bisogna vedere, ti rispondo come ti ho risposto all'inizio, i matrimoni si fanno in due, bisogna vedere cosa c'è disponibile sul mercato, cosa c'è di materiale umano disponibile, ma in quel caso io penso a una punta e con Simeri che si allontanerebbe dal Bari, che oggigiorno sembra più vicino al Bari che a qualche altra società. Però non si sa mai l'ultimo giorno di mercato, perché Simone Simeri si intristisce senza giocare. Ricordiamo, il mercato si conclude il 31 alle? Alle 20, mi pare. Alle 20. Bene, lasciamo il calciomercato, occupiamoci di Paganese e Bari. Quanti e quali precedenti? I precedenti in campionato sono stati molto pochi, perché appunto il Bari, la Paganese ha quasi sempre militato in Serie C, il Bari ci ha militato pochi anni. Sono tre i precedenti: uno nella stagione della promozione del Bari nel 76-77, quando la Paganese si aggiudicò il match a Pagani con una rete del figlio del grande Tacchi, Jean Carlos Tacchi, una rete di Tacchi, e la Paganese vinse 1-0. La particolarità fu che la Paganese era l'unico inseguitore del Bari e fu designato come arbitro Carlo Longhi, un arbitro che poi è diventato internazionale, ora è responsabile della sezione impianti della federazione, ingegnere, molto, molto bravo e molto noto. E appunto la Paganese vinse con questo gol di Tacchi. Ed è stata l'unica e ultima affermazione della Paganese in campionato, perché
sia nel 2019-2020 che nel 2020-21 il Bari è riuscito sempre col minimo scarto 1-0 ad aggiudicarsi i due match, il primo con una bellissima rete di Antenucci e il secondo l'anno scorso con una rete su punizione di Montalto. Giancarlo, ti chiedo di restare in linea per un minuto esatto, perché c'è una nota vocale di un tifoso, l'ascoltiamo, meglio tu non l'ascolterai, poi ti riferisco io di cosa si tratta. Ascoltiamolo un minuto soltanto, di pazienza. Ciao Nicola, Emanuele. Ciao Nicola e Giancarlo. Volevo dire giusto un appunto sul discorso dell'ingresso di Galano, che è un giocatore che non mi ha mai fatto impazzire, però lo giustifico se Galano viene preso, secondo me anche Mignani ha dato il suo placet positivo, lo giustifico se il minutaggio è quello, la situazione di impiego di Galano è quella del diciamo del siediti in panchina, detta in breve termine, siediti in panchina, fai il crack per gli ultimi 20 minuti o un impiego magari per gli infortunati, diciamo lo stesso minutaggio che magari avrebbe Marras, o ha avuto Marras meglio. Non so cosa ne pensate. Ok, grazie Emanuele. Giancarlo, allora Emanuele ci dice una cosa per quanto riguarda Galano, dice se venisse utilizzato part time, sfruttando la sua tecnica, la sua forza, tipo quel calciatore che siede in panchina, poi entra e magari te la risolve, al di là del discorso tattico, cioè un Galano così come ultima risorsa, che ne pensi? Ma tutto è possibile, del resto all'inizio del campionato anche Marras è stato utilizzato come uomo dell'ultima mezz'ora alcune volte, però bisogna vedere un po'. Poi un'altra domanda. Comunque per te, sono tranquillo perché Polito e Mignani sanno quello che fanno. Assolutamente sì, sono d'accordissimo con te. Daniele devo ti chiede, dare l'ultima chicca su Paganese Bari. Vai, poi ti giro la domanda. Paganese Bari si giocherà allo stadio di Pagani, che è intitolato all'avvocato Marcello Torre. Certo. Un avvocato di ottimo livello che non c'è più da alcuni anni e che era il presidente della Paganese proprio ai tempi di quel Paganese Bari 1-0. Ah, vedi, neanche a farlo apposta. Allora, ti giro la domanda di Daniele, domanda per Giancarlo De Peppo. Visto che hai sempre elogiato e parlato in passato e hai parlato bene di Dipala Antonio, cosa ne pensi di questo giocatore adesso che è andato al Foggia? Poteva essere lui magari il sostituto di Botta? Non ho capito il nome del giocatore. Di Paolo Antonio. Ah, di Paolo Antonio. Di Paolo Antonio è un ottimo giocatore, ma è un mediano, non è un giocatore. Una mezzala più che altro, non è un mediano mezzala, comunque un centrocampista, sì. anche di interdizione. Sì, sono d'accordo. Giancarlo, per quanto riguarda gli ex, non sono tantissimi, noi ieri ne abbiamo avuto uno, Federico Masi, non sono tantissimi, no? Sì, ce ne doveva essere uno, ma si è fatto squalificare, e cioè Edoardo Bianchi, che è stato quel difensore che ha fatto parte del Bari nell'ultimo periodo del campionato vinto in Serie B. Ultimissima sull'arbitro, gara che sarà arbitrata da Michele Giordano della sezione di Novara, assistenti Andrea Agnedda della sezione di Ozieri e Michael Ferrari della sezione di Rovereto. Quarto ufficiale sarà Alessandro Di Graci della sezione di Como. Questo Michele Giordano ci ha già arbitrato? Non lo abbiamo mai incrociato, l'unica cosa che ti posso dire è che dal cognome non so se ho cercato di effettuare delle ricerche, sì. Però non riesco proprio a saperne di più, quantunque possa essere, oltre ad appartenere alla sezione di Novara, mm-hmm. anche se fosse nato a Novara, dal cognome mm-hmm. sembra comunque di origini meridionali. Campane probabilmente, Giordano è un cognome. No, ma anche a Bari ci sono, anche Giordano, Bari? Anche in Basilicata, ah, sì? non per forza Campane. Va bene, perfetto. Io con questo ringrazio l'avvocato Giancarlo De Peppo per essere stato con noi. Giancarlo, grazie mille, forza Bari e alla prossima. Alla prossima, un abbraccio, forza Bari, ciao. Ciao Giancarlo, grazie. E allora, questo Giancarlo De Peppo con le sue valutazioni, con le sue chicche, interessante quell'intreccio di mercato per quanto riguarda
Ciciretti, sì, giusto, su questa trattativa fatta, diciamo, quasi saltare da Polito. Beh, ma un DS deve fare anche quello, deve pensare non solo agli acquisti diretti, deve pensare anche a quello che può avvenire indirettamente. Quindi, se davvero è andata così, come dice Giancarlo, ha fatto bene Polito. Bene, siamo pronti per il secondo collegamento. Ci trasferiamo a Pagani, dove ci attende il giornalista del mattino Francesco Pepe. Buon pomeriggio Francesco, ben ritrovato. Buon pomeriggio a voi e grazie ancora per l'invito. Grazie a te per aver accettato. Allora Francesco, Paganese reduce da due sconfitte contro Picerno e Messina e due pareggi contro Turris e Taranto. Ti chiedo che momento sta vivendo la squadra campana. È un momento sicuramente di assestamento. La squadra è stata rivoluzionata, si può dire, con l'addio di alcuni esperti e con l'arrivo di alcuni giovani interessanti. Quindi è una squadra che sta cercando di ritrovare una sua precisa fisionomia, perché dopo essere partita bene nel girone d'andata con il ritorno di Grassadori in sella, ha avuto un lungo periodo di appannamento legato principalmente ad una serie di infortuni a catena che hanno decimato praticamente l'organico ogni settimana. Paradossalmente, proprio a distanza di un girone dalla trasferta di Bari, dove la squadra riuscì a strappare un prezioso punto in trasferta, l'unico finora conquistato fino al pareggio di domenica scorsa a Taranto, la squadra da lì si è praticamente smarrita, si è sfilacciata e ha avuto un lungo periodo di sbandamento. Adesso si sta cercando di correre ai ripari, sia con attingendo dal mercato, sia rivedendo alcune scelte tattiche per provare a risalire un po' la china in classifica, visto che per ora è una classifica abbastanza preoccupante con lo spettro dei play-out di trovarlo. È una Paganese però in salute che dovrebbe recuperare quasi tutti gli effettivi, eccezione fatta per Bianchi che è squalificato, ma che comunque è stato messo in lista di sbarco. Quindi una Paganese in cui Grassadori avrà l'imbarazzo della scelta. Ecco, l'hai detto tu poco fa, nella gara d'andata la Paganese fece un'ottima figura al San Nicola, al di là del punto guadagnato, mostrandosi una squadra esperta soprattutto e arcigna, composta da giocatori comunque che hanno fatto molto bene in Serie C. Diciamo che una mezza risposta me l'hai già data. Ti chiedo, sarà la stessa Paganese anche contro Bari domenica prossima? Cioè, vedremo una squadra esperta e arcigna? Esperta non credo, da quello che mi hai detto, no? Qualcosa è cambiato, no? Sì, una squadra forse arcigna sicuramente, perché è una squadra che si difende in pratica con tutti gli effettivi dietro la linea della palla. È una squadra che rispetto alla gara d'andata ha perso elementi come Schiavi, il difensore centrale che ha rescisso il contratto dopo aver ampiamente deluso le aspettative ed è finito addirittura nel campionato di massima serie maltese. Non ci sarà Vitiello, che ha trovato poco spazio nonostante proprio a Bari fece un'ottima figura subentrando nella panchina. Difficilmente ci sarà più Vaccari, perché se ben ricordate Vaccari alla fine trasformò un po' la manovra offensiva della Paganese a San Nicola. Il calciatore per precisa scelta societaria pare che sia stato messo addirittura fuori rosa, non ci sono confermi ufficiali in merito, quindi non sarà della partita, e pare che alla base, anche se non ci sono confermi ufficiali, ci sia un forte diverbio avuto con Grassadori domenica scorsa a Taranto. Quindi è una Paganese sicuramente totalmente nuova tra virgolette rispetto a quella vista all'andata, ma una Paganese che comunque resterà fedele al suo 3-5-2, quindi sostanzialmente dal punto di vista tattico non dovrebbe cambiare nulla. Perfetto, ti chiedo, anche qui c'è stato qualche accenno, come si sta muovendo sul mercato la squadra allenata da Grassadori? Fino ad ora parlo di ufficialità, quali gli arrivi ufficiali e quali le cessioni ufficiali? Parlo ovviamente della cessione invernale. In pratica ha rescisso Vitiello assieme a Schiavi, in lista di sbarco ci sono Zito, Schiavino e ad ora anche Pio Vaccari, che fino a lunedì ai quali cercherà di trovare una sistemazione fino al gong di lunedì sera. È andato via il laterale sinistro Viti, che non aveva fatto male però dopo l'arrivo di Progni ha preferito trovare maggior spazio altrove. Sarà messo in uscita Bianchi, mentre ed è andato via il secondo portiere Caruso, che dopo aver vinto un campionato da titolare a Messina lo scorso anno in Serie B non ha trovato spazio nel girone d'andata non condizionando alcuna presenza ed è finito al Serigno. Di contro è arrivato un difensore svincolato, un ivoriano, Conatè,
che Grassadonia conosceva bene per averlo avuto alle sue dipendenze a Vercelli in Serie B, anche se il calciatore ha esordito già domenica da titolare, ha bisogno di ritrovare una certa confidenza con il rettangolo di gioco, perché è stato fermo lo scorso anno per diversi mesi a causa di un brutto infortunio a un ginocchio. Sono arrivati giovani importanti sulle corsie esterne, Martorelli dal Montevarchi sulla corsia di destra e Brogni sulla corsia mancina, quindi questo Brogni si parla davvero molto bene, ha giocato praticamente da titolare lo scorso anno con la maglia della Feral di Salò e quest'anno aveva giocato da titolare la prima parte di stagione nella squadra bresciana. Poi alcune scelte di mercato della sua ex società lo hanno spinto a far rientro a Bergamo, quindi all'Atalanta, la sua società di appartenenza, da cui ad essere girato nuovamente in prestito stavolta alla Paganese. È arrivato un portiere, un dodicesimo, che ha sostituito Caruso, tale Avogadri, sempre scuola Atalanta, che ha fatto panchina alla Gian Erminio. In avanti è arrivato Tommasini, questo attaccante di cui si dice un gran bene, una punta centrale ma che può giocare anche da esterno in un ipotetico 4-3-3, è attesatore, quindi praticamente nel pomeriggio la firma di Ivan De Santi, un centrale classe 97 che è stato a Monopoli nella prima parte di stagione, ma che Grassadonia conosce bene perché l'ha lanciato praticamente lui nel 2017 quando era già alla guida della Paganese e conquistò allora i playoff per la promozione in Serie B. Quindi manca ancora un centrocampista centrale che sostituisca numericamente Di Dillo, un uomo che dai tempi della manovra la società si sta muovendo, pare aver sondato i profili di Fofanà del Messina e dell'argentino Belloc del Taranto. Staremo a vedere se tra questi due se uscirà fuori il nome del nuovo regista della Paganese o si tirerà fuori qualche altro nome a sorpresa nelle ultime ore di mercato. Quindi una squadra che praticamente è stata un po' ringiovanita abbassando notevolmente il budget e quindi un giusto mix tra giovani ed esperti. È una squadra che però ha conservato delle peculiarità importanti come Castaldo in prima linea, Firenze sulla linea di centrocampo, ma che all'occorrenza può giocare anche dietro le punte, e poi Murolo in difesa e Paiocco tra i pali. Praticamente un po' i protagonisti della gara d'andata al Stadio. Ecco, a proposito di protagonisti, anche se subentrò nella ripresa, c'è anche ci fu lo stesso Zito. Da quello che ci hai detto, Zito è in partenza, come mai? Zito ha deluso un po' con le aspettative della società, è stato in pratica una sorta di scommessa, è arrivato nell'ambito dell'operazione Castaldo, è arrivato anche Ilia La Paganese in evidente sovrappeso, ha provato a rimettersi in carreggiata facendo anche dei grossi sacrifici, a dire il vero, perché ha sempre dimostrato una grande professionalità. Purtroppo poi non è riuscito, un po' per la carta d'identità, un po' per alcuni disagi che ha avuto nel modulo tattico di Grassadonia, a ritagliarsi uno spazio significativo, da qui la scelta della società di puntare sulle corsie esterne, su qualche giovane interessante, anche perché sapete benissimo che la Paganese fa leva soprattutto sul minutaggio per accedere ai contributi federali, e quindi questa è una politica da cui la società non vuole discostarsi. Quindi è stata una sorta di scommessa al Zito, perché ha sfoderato anche qualche buona prestazione, ha dato anche una grossa mano nelle partite di maggior sofferenza, però per quello che chiede Grassadonia, per la corsa di cui ha bisogno la squadra sulle corsie esterne, e questo è un apporto che Zito non poteva garantire, da qui la scelta di metterla ai margini. Si sta allenando a parte rispetto al resto del gruppo, assieme a Schiavino e, vi dicevo, più Piovaccari, quindi staremo a vedere se da qui a lunedì troveranno una nuova sistemazione, altrimenti saranno messi fuori di vista. Intanto apro una piccola parentesi, perdonami Francesco, una notizia di mercato che è appena giunta, non è ancora ufficiale, però pare che sia conclusa la trattativa per Maiello al Bari. Nelle prossime ore l'ufficialità, quindi dovrebbe essere questo il primo rinforzo del Bari in questo calciomercato, quindi Maiello che arriva dal Frosinone, nelle prossime ore arriverà l'ufficialità. Torniamo alla Paganese, parlavamo di mister Grassadonia, ti chiedo, la sua panchina è ben salda nonostante la classifica non eccezionale? No, il mister praticamente non ha, la sua panchina non ha mai subito scricchiolii. Posso garantire che c'è un patto di ferro, una sorta di rapporto tra lui e il presidente che va al di là dell'aspetto prettamente tecnico. Il presidente ha dato praticamente carta bianca a Grassadonia, responsabile dell'area tecnica Cocchino Debbri, per rimodulare la Paganese così come chiesto dall'allenatore. Grassadonia ha
ha operato anche delle scelte abbastanza drastiche, non guardando assolutamente chi aveva di fronte nello spogliatoio, ma mettendo alla porta chi non l'aveva soddisfatto, vede in questo caso come quello di Schiavi e Piovaccari, che nonostante questo livello avuto con l'allenatore, però ha offerto un rendimento sicuramente importante. Il rilato delle reti e degli assist confezionati è stata una presenza veramente molto preziosa. Fatto sta, al di là di questo livello, la scelta di puntare su un giovane come Tommasini, che si dice un gran bene, che la Paganese ha strappato addirittura al Sud Tirol, lascia intravedere la mano dell'allenatore, che ha avuto, ripeto, carta bianca dalla società. Grassadone, che ha ancora un altro anno di contratto, è legato in maniera viscerale alla piazza. Pensate che non si è mai levato dagli spalti del Torre alcun coro di contestazione nei confronti del tecnico. Il tecnico sembra quasi che possa perdere anche tutte le partite, praticamente. La piazza è innamorata di Grassadone, che ne ha invocato a gran voce il ritorno. A dire il vero, non era mai stato convinto l'ambiente della riconferma di Napoli in panchina. E vi dico una cosa, sono convinto che la squadra, senza questi infortuni a catena che in pratica l'hanno decimata, dopo il pareggio di Bari, la vittoria con la Vibonese, penso che la squadra avrebbe potuto avere tranquillamente qualche punto in più, e forse questo avrebbe cambiato anche alcuni scenari di mercato. Ovviamente me lo insegnate senza i se e con i se e con i ma, non sono da nessuna parte, però alla fine diciamo che riparte un nuovo campionato per la Paganese. Vi ricordo che siamo in diretta col giornalista del Mattino, Francesco Pepe. Ti chiedo dove e come la Paganese potrebbe far male al Bari domenica prossima. Su quali aspetti la Paganese conta per poter raccogliere, non so, un punto, tre punti, non so qual è l'obiettivo fissato. Ma in pratica credo che Grassadone imposti una partita molto aggressiva, quindi sai, pressing molto alto sui portatori di palla, una copertura sapiente di tutti gli spazi di manovra, e avendo giocatori adesso, giocatori di gamba, può permettersi di avere questo tipo di atteggiamento. È una squadra che è anche abbastanza smaliziata nonostante la giovane età, calciatori come Guadagni in prima linea che possono dar fastidio, un giocatore che ti morde le caviglie, a centrocampo come Cretella. È una squadra che, ripeto, molto molto aggressiva, tenace, che riesce a ripartire bene con la palla a terra, e in cui forse si avverte effettivamente la mancanza di un regista, perché Pistone non ha nelle corde caratteristiche di rapidità di pensiero e di gamba che forse un altro centrocampista potrebbe avere. Non è un caso che la società si stia guardando attorno sul mercato per ingaggiarlo. Ripeto, un altro fattore importante possono essere sicuramente le condizioni del manto erboso. Il manto erboso, mi stai anticipando una domanda, vai. Sì. Il manto erboso è stato molto allentato da alcune piogge torrenziali delle scorse settimane, e quindi è stato anche rizzollato in alcuni punti, quindi il fondo potrebbe essere anche abbastanza morbido in alcune zone del campo e potrebbe creare qualche insidia in più. Infatti leggevo qualche dichiarazione di Antenucci che faceva proprio riferimento alle condizioni del terreno di gioco. È un terreno di gioco che nonostante grossi interventi manutentivi sta accusando forse un po' il peso degli anni. Non è un caso che la società si stia attivando con l'amministrazione comunale per dotarsi di un manto in erba sintetica, che permetterebbe così magari di abbattere anche i costi di manutenzione rispetto a quelli che attualmente sostiene il club. Le condizioni del terreno di gioco secondo me possono essere determinanti ai fini del risultato finale. Quindi potrebbe esserci un campo pesante. Un fondo molto allentato, ecco. Quindi potrebbe anche nuocere all'equilibrio dei calciatori, qualche ribalzo irregolare. Diciamo che per una squadra tecnica come il Bari questa è un'insidia da tenere in considerazione. Già, se non ricordo male, l'anno scorso si infortunò Citro in Paganese Bari, lo scorso anno. Invece male Citro, sì. Mi sa che il campo era infortunio. Ecco, il campo è bello. Speriamo, insomma, che non accada niente, che tutti i calciatori, sia della Paganese che del Bari, possano finire bene la partita. No, peraltro anche quando il Bari vinse con la rete di Antenucci in girata, era anche un campo pesantissimo, perché se non ricordo male pioveva, non lo so, aiutatemi, la memoria adesso non è che mi dia una grossa mano. Sì, me lo ricordo. Però mi ricordo che il campo era ugualmente molto molto pesante. Diciamo che questa partita è stata sempre mal vista da Giove Pluvio, però domenica le condizioni del meteorologico non dovrebbero essere sfavorevoli, anche se la temperatura si dovrebbe abbassare notevolmente.
Ma in questi giorni sta piovendo? Tu hai parlato di pioggia torrenziale la settimana scorsa. In questi giorni come no, sta? No, in questi giorni no, il campo okay. si è asciugato, è fatto oggetto di accurati interventi da parte degli addetti sia della società che di una ditta esterna, quindi si sta cercando di curare ogni minimo dettaglio. Quindi ripeto, è comunque un'incognita perché ha subito comunque alcuni interventi di rizzollatura, quindi in alcune zone, sai, il tappeto erboso potrebbe essere un poco più morbido rispetto ad altre zone in cui il fondo è un poco più duro. Questo potrebbe, ecco, essere un'incognita attorno alla gara. Infine ti chiedo la tifoseria, che clima si respira in città e quanti tifosi si potranno vedere al Marcello Torre domenica? Ma guarda, dopo quel periodo di appannamento un poco scemato l'entusiasmo, quindi parliamo di circa 1.000 spettatori che dovrebbero fare da cornice all'evento, ecco. Negli ultimi anni un poco la assuefazione a campionati sempre in lotta per la salvezza ha fatto un poco scemare l'entusiasmo della piazza. Ciò nonostante i risultati di inizio stagione avevano un poco riacceso il fuoco che covava sotto la cenere, però è sempre Paganese e Bari, qui a Pagani, Paganese e Bari è sempre, riporta sempre alla mente quella del 1978, è una partita praticamente storica per i nostri genitori, quindi anche nella mente del tifoso più giovane evoca un fascino particolare, quindi comunque credo che sulle un migliaio di presenze domenica al Marcello Torre almeno. Perfetto, io con questo ringrazio il giornalista del Mattino Francesco Pepe per essere stato con noi. Francesco, preziosissimo il tuo intervento, ti auguriamo buon lavoro, buona partita e alla prossima, grazie. Grazie mille a voi, buona serata a voi, arrivederci. Ciao, grazie. E allora, queste le ultimissime da Pagani, come avrete sentito c'è l'incognita terreno di gioco, attenzione, attenzione, l'ha detto Antenucci in settimana, quindi partita che potrebbe essere condizionata seriamente dal manto erboso. Purtroppo, se sono campi sintetici, sappiamo insomma quello che accade. Se troviamo manti erbosi in erba naturale, vediamo un pochino anche quello che succede. Quindi ci sono sempre problemi in Serie C, qualsiasi sia la condizione del terreno di gioco. Intanto Francesco, che abbiamo appena salutato, Francesco Pepe, mi manda una notizia, un'ufficialità ovviamente che riguarda la Paganese, l'arrivo di Ivan De Santis in prestito dal Monopoli, quindi un'operazione di mercato anche per quanto riguarda la Paganese. Bene, veramente tutto, vi ricordo prima di chiudere le due notizie, le ultimissime notizie, non è ancora ufficiale però Marras è ormai possiamo definirlo un calciatore del Crotone, mentre Maiello è ad un passo, diciamo così, dal Bari. Anche in giornata potrebbero arrivare queste due ufficialità, quindi Marras al Crotone e Maiello al Bari. Queste le ultimissime, io vi saluto, vi ricordo gli appuntamenti e la programmazione di Radio Biancorossa in questo weekend. Domenica torna Prendiamoci un tè caldo, nell'intervallo del match di Pagani, con me ci sarà Antonio Fioretti, mentre l'appuntamento con Tanto lo capirai è ovviamente per lunedì, sempre alle ore 14, dove tutto questo sempre qui su Radio Biancorossa, la vostra radio. Forza Bari e ciao! Tanto non capirai.